È nel cuore di Milano ed è il simbolo di una comunità attiva e intraprendente, fondamentale per la crescita e la trasformazione dell'Italia rurale in paese industriale. Il centro svizzero, affacciato su Piazza Cavour e Via Palestro, riconoscibile dal celebre grattacielo, ospita le sedi delle principali istituzioni elvetiche sul territorio. Vessillo della presenza svizzera testimonia la storia della sua migrazione in Italia, ma anche quella delle relazioni fra i due paesi, che affondano le radici nei secoli scorsi. La sua sede non si trova al centro di Via Palestro, ma è indiscutibilmente un punto di riferimento per i confederati che vivono nel bel paese. La Gazzetta Svizzera esce per la prima volta nel 1968 sotto forma di mensile per aggiornare i connazionali sull'attualità politica, economica, sociale e culturale della madrepatria. La Gazzetta Svizzera deve tenere informati appunto questi svizzeri d'Italia su quelli che sono i loro diritti e i loro doveri. L'altra componente importante è quella di informare invece di tutte quelle che sono le attività che vengono tenute e svolte dalle varie associazioni, dalle istituzioni, ma soprattutto dalle associazioni, cioè dai circoli svizzeri d'Italia, che cosa fanno, cosa organizzano. Pubblicata in Svizzera, la Gazzetta al momento ha un unico redattore, il dottor Ignazio Bonoli, ed è finanziata dalla Confederazione oltre il 30%. Il resto è dato dai contributi volontari dei nostri lettori. La Gazzetta Svizzera arriva gratuitamente in tutte le case degli svizzeri in Italia, non ha un prezzo di abbonamento. Noi possiamo contare, per quanto riguarda la redazione degli articoli, soprattutto quelli che provengono quindi dagli svizzeri d'Italia, da un gruppo di bravissimi, io vorrei chiamarli giornalisti, forse non è il termine giusto, ma veramente una serie di persone che sono volontari e che scrivono su varie questioni, fanno dei resoconti su quello che i circoli producono, sugli eventi organizzati dai circoli. Lo studio di nuove rubriche e nuovi spunti per mantenere vivo l'interesse dei lettori è una priorità, così come la ricerca di nuovi linguaggi e tecnologie per avvicinare le ultime generazioni di svizzeri in Italia. Oggi l'edizione del mensile è anche online, ma per il futuro i progetti sono altri. Sul tavolo di tutte le case degli svizzeri in Italia c'è sempre stata una copia della Gazzetta Svizzera. Io dico che mi piacerebbe che sullo smartphone di tutti i ragazzi svizzeri d'Italia ci sia un'app o qualche cosa della Gazzetta Svizzera. Cosa voglio dire? Che dobbiamo parlare anche il loro linguaggio se vogliamo che loro ci seguano. La presenza sui social, affidata a una redazione parallela gestita dall'Unione dei Giovani Svizzeri, potrebbe essere la strada per il futuro della Gazzetta e della sua associazione, legata a un'altra importante organizzazione, il Collegamento Svizzero. Fondato nel 1938, raggruppa tutte le associazioni elvetiche in territorio italiano. Qual è il suo scopo? Quello di mantenere i rapporti con l'Associazione degli Svizzeri all'estero, di difendere i diritti degli svizzeri d'Italia e di difendere i diritti delle associazioni svizzere d'Italia. Questo è il collegamento più o meno come deve essere fatto. Fa parte integrante della Auslandschweizer Organisation, che è l'organizzazione degli svizzeri all'estero. Concretamente organizza con i circoli svizzeri tutte le loro manifestazioni, organizza un congresso annuale. Quando un circolo svizzero necessita di qualcosa o necessita di essere riorganizzato, di vedere quali problemi possono essere risolti, il collegamento mette a disposizione di questi circoli le persone che cercano di mettere a posto le varie disfunzioni che ci sono.